In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: pregando, non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. أعوذ وشميانث قداش مختث ملكوثاخ نوي صياناخ أي كند وشمي أبرعا هولا اللحمة سنقانا يومانا وشوقلان حوبين وحطاهين أي كند بحنا شقا حياوين لا تعلى نسيونا إلا بصا من بيشا مطون ذي لاخي ملكوثا حي لو تشبهت العالم عالمين آمين. Non stiamo dicendo parolacce in una lingua sconosciuta. Questo è l'aramaico, la lingua che parlava Gesù, lingua ancora conservata in alcune chiese cristiane d'Oriente. Chi canta questo suggestivo Padre Nostro è un nostro carissimo amico e fratello Padre Salar, prete iracheno. Che invenzione il Padre Nostro! È l'ABC di ogni preghiera. Gesù non poteva consegnarci preghiera più bella. Ma il suo proprium sapete qual è? L'algoritmo infallibile di questa preghiera si cela dietro la prima parola, Padre. Il nostro Dio non è il Dio dei pagani che si conquista a forza di parole. Gesù ci svela il volto di un padre, cambia tutto. La preghiera non è fatta più di parole, ma di sguardi, di fiducia, di un intimo intrattenimento con colui dal quale sappiamo di essere amato, così come scriveva mirabilmente Santa Teresa d'Avila. Se Dio è padre, non servono i capricci dei pagani o i rituali religiosi dei farisei. Serve semplicemente l'essere figli, prendere consapevolezza di essere figli, amati, desiderati, fortemente voluti da un Dio che è Padre. Ecco allora la domanda principale per il nostro esame di coscienza quotidiana. Mi sento di essere figlio? Quale preghiera faccio come figlio? Sono capricci, pretese? Oppure un dialogo intimo, un abbandono filiale con il mio papà. Come film, oggi vi consiglio un film impegnato, e Decalogo, il numero uno, di Krzysztof Kieslowski, un autore polacco e morto alcuni anni fa. E lui si dichiarava ateo, ma i suoi film facevano riflettere profondamente sulla fede. E fece 10 cortometraggi appunto sui comandamenti ed era in procinto anche di realizzare una trilogia Inferno, Purgatorio e Paradiso. Ecco, Decalogo 1, che appunto vi consiglio oggi, è un film intenso di 50 minuti sulla figura di un padre, matematico, razionalista e ateo, al quale sfugge il controllo dei suoi calcoli. Un film lento, ma fatto di tanti dettagli, a volte difficili da comprendere, ma sempre fondamentali per ricostruire appunto il puzzle del film. Buona visione.